Ciao ragazzi, eccoci un nuovo video. Oggi siamo su FNAF Sister Location, ragazzi. La roba, io mi sto già il corpo che mi muore. Siamo alla prima notte di FNAF Sister Location. Scott Carlson mi ha fatto anche sul tablet, ma non mi ha detto sul tablet. A voi vi interessa FNAF? Prendervelo perché non avete soldi come me, perché io volevo FNAF 1 un giorno, tipo dicevo voglio FNAF 1, voglio FNAF 1, mi stavo detto prendiamo Aptoide, questa app qua, e grazie Aptoide potrete installarvi tutti, anche i giochi che costano, quelli che volete, anche Minecraft, Kim, anche Minecraft, mi sono installato grazie a quello. E mi sono installato il nuovo Sister Location, aiuto, e Five Nights at Candy. Ragazzi, io non sono stupita, raga. Solo che io ero arrivata già ieri alla quarta notte. Solo che ho detto vai e ritornerò uno perché voglio fare il video a tutte le parti. E niente, direi di ritornare. FNAF 1 ne fa uno lo fa che costa, uno che non fa, 3 non lo fa che costa, perché alcuni non escono, lui non riesce a fare anche la demo perché è poco tempo, tipo questo è uscito a gennaio dicembre e quindi non poteva, visto che c'è anche in America il Natale, non ha avuto tempo di fare anche la demo. Ha detto o facciamo la demo o facciamo quello completo. Ha deciso di fare quello completo perché per chi quelli che amano più FNAF, ha detto dai quello che è completo. Fanno demo sono quelli che proprio non ci sono le demo, sono quelli che non hanno, tipo devono costare perché sono stati fatti con più tempo, quindi visto che sono già da 2 minuti parlo, basta, mettiamo subito. Io ragazzi ho già fatto la prima notte, è una cazzata, però non è che tipo se voi l'avete già visto il video, vedrete che I'm a model 5 of the Handyman's robotics and unit repair system, but you can call me Handy Unit. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. Mike. Mi chiamo Mike su FNAF. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome. Eggs Benedict. Ho capito, si chiama Uovo Benedetto. Grazie, mi chiamo Uovo. Ma io mi chiamo Uovo Benedetto, cacchio. Io ho inserito male il nome. Non mi sono neanche accorto. Aspetta. Sapete che vi fa mangiare, vi trovate davanti alla televisione, se l'avete visto. Grazie a voi. Bene. Io ho già fatto la notte 1, quindi lo sapete che sono arrivata alla quarta. E quindi you can now open the elevator using that bright red and obvious button. Dopo la notte 1 mi fa mangiare il popcorn, che schifo, solo sul computer. Oddio, che merda. Dopo la quarta notte è la cosa più difficile del mondo, La prima sono il tutorial, quindi è molto corto. Ti segna quanto devi sopravvivere. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. View the window to your left.
This is the Ballora Gallery party room and dance studio. Let's turn on the light and see how Ballora is on stage. Press the blue button on the elevator keypad to your left. Tutta la sedia. Oddio. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Ah, per chi vorrebbe sapere come si chiama dove dobbiamo andare oggi e domani? Si chiama Ballora Gallery. Sì, l'ho detto bene, Ballora Gallery. La Ballora Gallery è un po' più però meglio di, della Fountain Fozzi Gallery. Io l'ho fatta, che è questa qua a destra, mi sono voltata ora. Quella a sinistra è la Ballora Gallery, la destra è la cosa più difficile in questo mondo, ragazzi, è... Io tipo non ce l'ho neanche fatta a farlo, ho detto dai, tiro con le mie cugine ieri. Abbiamo fatto la quarta notte insieme, anche se non l'ho completata, perché è molto difficile. E ho detto... Ma come l'hai fatta te? L'ha fatta Cherry Love? Lo so, Cherry Love, che cacchio! È il mio di video, quindi faccio i miei commenti, Marco. Andate letto a mio fratello. Voi avete un fratello di merda, perché io ce l'ho. Dove cazzo è Ballora? No, no. Merda. Let's check the light again. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to Marco, your right. Che l'ho arrivata? This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Del Funtime Foxy. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Ok, raga, non c'è niente. Taglio perché qua si fa un casino, raga. Vediamo quando c'è tanto in forza. Ok, raga, è la cosa più difficile quindi del mondo, quindi... Raga, non faccio con voi perché ho un'ansia stare da sola. Che vado dalla Ballora Gallery. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job. In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. Devi aspettare solo. Baby, ciao, ti voglio bene, celebrate. Come sempre, in ogni FNAF ci deve essere sempre un cartello con scritto celebrate, celebrate, celebrate. Che palle! Che cazzo? Looks like a few of the lights are out. Ok, we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a control shock. A piccola ipotesi, raga. Per chi vorrebbe sostenere la serie di Five Nights at Freddy's 5, e anche vi porterò anche gli altri FNAF 1, 2, 3, 4. Me lo scrive giù nei commenti, e se volete un altro episodio, 10 mi piace almeno. Quanto volete, 10 mi piace,
o due, quello che volete, no, perché non sono tanto famosa. Se fossi lei, direi ancora una volta, ancora una volta, ciao ragazzi, bentornati su Five Nights at Freddy's 5. Lui l'ha fatto Five Nights at Freddy's 5. Allora, scrivete ogni giorno nei commenti o 10, non li direbbe, 10.000 mi piace se volete sostenere la serie o Digimod. Io adoro Digimod. Se guarda questo video, gli chiedo, puoi fare, fare Gmod, no, perché a me piace Gmod, nascondino con i mostri, come il 2015, è troppo bello come faceva il 2015, diceva, Anna diceva, guarda che carino, guarda che c'è qui, troppo bravo. Brava, per chi vorrebbe vedere Lion ve lo lascio il suo link in descrizione e, se volete il suo canale. Che devo fare io qua? No, perché qua c'è il spettro, quindi alleluia raga, ce l'ho fatta, alleluia. Però non posso, perché non posso andare da nessuna parte? Noi sto cercando in tutti i modi di schiacciare sotto la scrivania ma non riesco. Dai, non riesco. Let's try another control shot. Parpurga di merda. Cosa si chiama parpurga? Perché si vede un cretino di merda. No, perché bello, no? Io do la scossa tutto perché non so che cosa fare in questo ufficio di merda. Di merda. Cosa faccio qua? Great job, Circus Baby. Che cazzo ti stai dicendo? Io non ti capisco. Go back. Perché non schiaccio il film go back? Dove schiacciare go back? Ah, perché non sapessi dovete schiacciare go back? Perché io faccio una cacchietta. Ho vinto la notte, raga. Ho vinto la notte. Che bello. Guardate, ragazzi, non vado a casa ora. No, seconda notte. Night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We are committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now.